Buongiorno a tutti. Allora, è un sacco di tempo che non parliamo di mitologia, folklore nordico e un po' sinceramente mi mancava, ma oggi vorrei mettere insieme due delle mie più grandi passioni, ovvero Game of Thrones. Tra l'altro, questo weekend inizia l'ultima stagione e io non ci sto credendo. Sono un po' triste, ma anche un po' sollevata dal fatto che stia per finire, perché non volevo ritrovarmi in una di quelle serie TV che vanno avanti per 14 stagioni senza avere un vero e proprio finale. Dicevo, le mie due più grandi passioni, Game of Thrones e la mitologia norrena e il folklore nordico in generale. Perché questo? Perché non ho potuto fare a meno di notare, sia leggendo i libri che guardando la serie TV, che il mondo di Martin ha, secondo me, un bel po' di ispirazioni dalla mitologia nordica. Ovviamente prendo gli esempi, quelli un po' più eclatanti. Poi secondo me ci sono tanti altri sprazzi qua e là di ispirazione che non sto a sottolineare, magari possiamo parlarne qua sotto nei commenti. Bene, iniziamo subito parlando di alberi. L'albero è un simbolo molto importante sia in Game of Thrones che nella mitologia nordica. In Game of Thrones lo scopriamo subito perché è un simbolo molto importante. Fin dalla prima stagione ci fanno conoscere gli alberi Diga. Gli alberi Diga sono questi alberi molto strani, con la corteccia bianca e le foglie rossissime, che sono legati agli antichi dei. Un albero Diga in particolare è molto importante, che è quello legato al corvo con tre occhi. Per la maggior parte delle stagioni, insomma, noi insieme a Bran rincorriamo questo fantomatico albero Diga che dobbiamo raggiungere per andare appunto dal corvo con tre occhi. Come dicevo prima, nella mitologia nordica e in generale nel folklore dei paesi scandinavi, l'albero ha sempre avuto un significato molto molto forte. L'albero più importante della mitologia nordica ovviamente è Yggdrasil. Ho fatto un video solo su Yggdrasil, ve lo linko qua nelle schedine, quindi non sto tanto a dilungarmi su che cos'è, se vi interessa potete vedere quel video lì. Però non volevo parlare solo di questo albero cosmico, enorme, che sta al centro dell'universo. Gli alberi Diga mi ricordano tanto gli alberi guardiani. Gli alberi guardiani per i popoli del nord Europa erano degli alberi che spesso si trovavano o vicino ai luoghi di sepoltura oppure proprio all'interno dei cortili, delle case, delle fattorie. Ed erano alberi che, secondo le credenze folcloristiche popolari, proteggevano il clan, la famiglia e portavano anche fortuna, garantivano la buona sorte. Ovviamente è una cosa un po' diversa dagli alberi di diga, però il fatto di avere un albero guardiano nella propria casa, nel proprio giardino, nel proprio cortile, non è tanto diverso. Inoltre si pensava che questi alberi fossero la dimora di alcuni spiriti legati appunto alla famiglia, agli antenati, e fossero quindi degli alberi molto molto importanti che dovevano essere preservati. Addirittura durante alcune festività si era soliti versare della birra sulle radici di questo albero, un po' come a onorarle, un po' anche per preservarle, un po' come fanno le norne per le radici di Yggdrasil, che pur di non rischiare che si secchino, continuano a ungere, non so come dire, ungere, no, non, ungere non è il termine esatto, passare della argilla per tenere bagnate le radici di Yggdrasil. Quindi è una cosa molto simile agli alberi di diga che hanno a nord di Westeros. Un personaggio che ha molto a che fare con gli alberi in Game of Thrones ovviamente è il corvo con tre occhi. Quando lo conosciamo è un personaggio che è praticamente quasi un tutt'uno con un albero, come se fosse lì da tantissimo tempo, come in realtà è lì da tantissimo tempo, ed è praticamente avvinghiato ai rami di questo albero e anche alle sue radici. Il corvo con tre occhi in Game of Thrones è un po' il simbolo della conoscenza. Bran, per esempio, quando fa questo passaggio, diventa praticamente onnisciente, sa qualunque cosa, vede presente, passato, futuro, congiuntivo, sa tutto. Odino, allo stesso modo, sacrificandosi appeso a Yggdrasil per 9 giorni e 9 notti, riesce ad apprendere i segreti delle rune.
e di conseguenza diventa praticamente invincibile. Impara tutti gli incantesimi più potenti dell'universo, impara a guarire ferite inguaribili, impara a rendere le armi dei nemici inutili, impara a scagliare il fuoco, impara a scagliare il ghiaccio, impara a risvegliare i morti, impara a fare qualunque cosa immaginabile. Quindi ottiene la conoscenza e l'onniscienza totale. Quindi c'è un parallelismo in qualche modo, un albero che ti dà la conoscenza universale. Poi ovviamente Odino dà anche un occhio a Mimir per abbeverarsi alla sua fonte e quindi apprende anche altra roba, però comunque c'è un parallelismo. Un'altra cosa molto simile che secondo me è molto carina è la questione dei corvi. In Game of Thrones sappiamo tutti che i corvi sono i messaggeri, sono usati praticamente come piccioni viaggiatori e sono quelli che mandano i messaggi, sono portatori di notizie e in un certo senso sanno cosa succede nel mondo, sanno tutto perché portano le notizie. Un po' come i corvi di Odino. Odino ha due corvi, Hugin e Munin, che sanno tutto di tutti. Sono un po' le sue sentinelle, vanno in giro per il mondo e gli riportano le notizie, le ultime notizie del mattino, insomma. Tra l'altro io ho fatto tutto un video solo su Odino, quindi magari vi lascio il link a quello anche nelle schedine. Quindi anche questa è una cosa molto simile che però secondo me è un piccolissimo parallelismo carino tra Game of Thrones e mitologia nordica. L'ultima questione che vorrei trattare è quella forse più spinosa, forse quella che credo, non lo so, non ho mai trovato una lista attendibile delle fonti di Martin, sinceramente, se ce l'avete linkatemela. L'ultima questione è la questione della Odensjagd, che è la caccia di Odino. Di cosa si tratta? Si pensava che nella notte del solstizio d'inverno, quindi la notte più fredda dell'anno, quella più buia, con i venti gelidi, la neve altissima, si pensava che in quelle notti buissime, freddissime, si potesse scorgere questa processione molto macabra di capitanata da Odino con tutti i condottieri, tutti i morti in battaglia che camminavano sulla terra in mezzo ai vivi. Ovviamente la radice di questa leggenda è geografica, nel senso che in quei luoghi, nella Scandinavia, quelle notti erano veramente tanto terribili, freddissime, e quindi era un modo per intimare alle persone di non uscire, perché altrimenti questa armata di non morti avrebbe trascinato i vivi con loro. Ed era un metodo per manifestare in modo, diciamo, fisico le cose terribili dell'inverno, quindi il gelo, i venti freddi, tutte le cose più terribili che può portare l'inverno. Si diceva che in questa processione molto macabra di non morti, si potessero trovare appunto valorosi condottieri morti in battaglia, anche animali, i loro cavalli, anche persone comuni del popolo morte di recente, una sorta di notte di Samhain, però legata alla guerra, perché appunto era Odino, quindi il dio della guerra, a condurre la processione tra i vivi. E sappiamo bene che Odino ci tiene molto a prendere i più valorosi tra le sue fila nel Valhalla, quindi è normale che ci sia lui a capo di questa processione. Ovviamente questa leggenda ci ricorda molto bene l'armata del Night King, l'armata dei non morti di Game of Thrones. Io appena l'ho letta ho subito pensato che fosse stata una grande ispirazione per Martin, perché un'armata di non morti, condottieri, guerrieri, con i cavalli non morti, con gli animali non morti, tutti morti che vanno tra i vivi, è una cosa che un po' ho già sentito, quindi volevo parlarne con voi perché è una cosa molto interessante. Fatemi sapere se questo genere di video vi può interessare, se avete qualche altro consiglio, se avete visto qualche altra hint di qualche ispirazione da qualche altro personaggio. Per esempio, si potrebbe parlare tanto delle religioni di Game of Thrones, che secondo me hanno tanta ispirazione da tante altre parti. Quindi potremmo parlarne all'infinito. Fatemi sapere cosa ne pensate e parliamone tanto nei commenti. Io non vedrò di vedere l'ultima stagione e noi ci vediamo sicuramente in live mercoledì e nei prossimi video la prossima settimana. Ciao!